Ciao e bentornato su Analyst. Oggi torniamo su successioni online per vedere come inserire altri eredi alla nostra dichiarazione. Per fare tutto ciò dobbiamo andare prima a completare alcuni campi dei dati generali. Come prima cosa andiamo ad indicare il tipo di devoluzione dell'eredità, se per legge o per testamento. In questo caso mettiamo la spunta su per legge. Poi andremo ad indicare lo stato civile del decuius, in questo caso coniugato in regime di comunione dei beni. Ed infine andiamo ad indicare un recapito, telefonico o di posta elettronica che sia. Compilati tutti i campi, andremo a confermare e chiudere definitivamente la scheda riguardante i dati generali. Per aggiungere gli eredi ci spostiamo nella sezione quadri, ed in particolare al primo quadro. Il quadro è a eredi legatari ed altri soggetti. Come possiamo vedere, è stato già aggiunto il primo erede, cioè quello che abbiamo indicato come colui che presenta la dichiarazione nei dati generali, ma anche in questo caso dovremo andare a completare alcuni campi, come ad esempio il grado di parentela. In questo caso indichiamo che si tratta di un figlio. Bene, il resto è tutto completo, quindi possiamo inizializzare un nuovo erede, iniziando ad inserire tutti i suoi dati anagrafici. Terminato l'inserimento di tutti i dati, possiamo confermare le modifiche. Per inserire altri eredi ci basterà scorrere verso il basso e compilare gli altri campi. Una volta inseriti tutti gli eredi della dichiarazione, possiamo chiudere questa sezione. Anche in questo caso, su Successioni e Volture 2018, abbiamo reso l'inserimento dei vari eredi molto più semplice e schematizzato. Tutto ciò grazie all'inserimento di un vero e proprio albero genealogico, dove è possibile dapprima selezionare il tipo di erede da inserire e poi inserire tutti i suoi dati anagrafici. In questo caso l'erede è il coniuge, quindi andiamo ad inserire un collaterale. E come per il video precedente, anche in questo caso abbiamo a disposizione l'autocompilamento di alcuni campi come il codice fiscale. Inoltre, il software ci avvertirà se non abbiamo inserito alcuni campi fondamentali. Quando avremo terminato l'inserimento di tutti i dati, confermiamo con OK ed avremo qui indicato l'erede appena inserito.